Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei proporvi un problema molto interessante, ovvero sappiamo tutti che un filo percorso da corrente genera un campo magnetico. Se noi adesso prendiamo una carica in movimento e l'avviciniamo a questo filo percorso da corrente, ovviamente abbiamo una carica in movimento immersa in un campo magnetico e questa subirà una forza. Questo perché sappiamo che la forza di Lorentz, è la forza che una carica in movimento subisce in un campo magnetico, sarà uguale a Q per, quindi la sua carica per la velocità, vettore il campo magnetico. Quindi se questo è il nostro filo percorso da corrente, il campo fa così, con la regola della mano destra, e quindi la nostra carica sentirà un campo in questa direzione, e quindi facendo il prodotto vettoriale velocità per campo magnetico, la forza sarà in direzione del filo, quindi una forza di tipo attrattivo. Ma adesso facciamo una cosa, proviamo a cambiare sistema di riferimento. Questo perché noi abbiamo questo filo che è fermo, abbiamo una carica, la vediamo spostarsi, ma adesso andiamo a vedere la carica proprio nel sistema di riferimento in cui quella è ferma. Quindi praticamente noi andiamo a seguire la carica istante per istante, quindi noi istante per istante la vediamo ferma. In questo caso, che cosa abbiamo? Abbiamo sempre il campo generato dal filo perché scorre sempre la stessa corrente, però adesso la carica è ferma, quindi la sua velocità è nulla e teoricamente noi dovremmo vedere che non c'è più questa forza di tipo attrattivo. Però è una cosa assurda, perché la forza che subisce una carica non può dipendere dal punto in cui la guardo. Quindi c'è qualcosa che non va. Ecco, questo paradosso lo si spiega con la relatività ristretta, quindi secondo me è molto interessante. E alla fine la relatività ristretta riesce anche a spiegare come si genera il campo magnetico. Quindi adesso proviamo a risolvere questo paradosso. Quindi ho appena disegnato tutto quello di cui abbiamo bisogno, abbiamo rappresentato il nostro cavo percorso da corrente in due sistemi di riferimento, quello in cui la carica si sta spostando e quello in cui invece la carica è ferma. Se c'è corrente all'interno di un cavo significa che ho delle cariche in movimento. Allora, per convenzione noi possiamo dire che sono le cariche positive, queste che ho disegnato in blu, diciamo a muoversi verso destra. E allora le cariche negative, perché ovviamente il conduttore, se io non applico nessuna differenza di potenziale, quindi se non gira corrente, ogni conduttore è neutro. Quindi possiamo supporre che appunto le cariche positive e negative siano bilanciate. Quindi appunto che la quantità di carica totale positiva sia uguale, ma in segno opposto, a quella totale negativa. E quindi dobbiamo supporre che le cariche negative sono invece ferme. E un'altra considerazione che possiamo fare è, allora, noi abbiamo una certa velocità delle cariche positive, che ho chiamato U, e una certa velocità della mia carica. Per semplificare i calcoli, ma non cambia assolutamente niente, possiamo supporre che la carica si stia muovendo esattamente alla stessa velocità, della mia distribuzione di carica positiva. Va bene, così facendo, che cosa otteniamo? Otteniamo che nel sistema di riferimento in cui questa è ferma, allora sono ferme anche le mie cariche positive. Quindi, semplicemente in questo sistema di riferimento io vedo la mia carica puntiforme ferma e le mie cariche negative che si muovono. Banalmente, anche a livello visivo possiamo vedere questa cosa. Ma adesso dobbiamo introdurre la relatività. Questo perché quando io ho una distribuzione di carica in movimento succede una cosa molto particolare, che però anche qua è molto intuitiva. Allora, banalmente, noi che grandezza possiamo introdurre? Possiamo introdurre una grandezza di tipo densità lineare di carica. Cosa significa? Banalmente la indichiamo con lambda ed è una quantità di carica per unità di lunghezza. Quindi semplicemente mi sta dicendo quanta carica ho per ogni metro che prendo in considerazione. Quindi banalmente se io ho per esempio un certo tratto, un certo filo di lunghezza L, vado a contare tutte le cariche che ci sono sopra e poi faccio una media spaziale praticamente. Ma adesso cosa possiamo fare? Possiamo introdurre la relatività semplicemente facendo muovere questa barretta. Se io muovo questa barretta a una certa velocità, ho il famosissimo concetto della contrazione delle lunghezze. Ho fatto un video in cui ricavo il fattore di Lorentz, le trasformazioni di Lorentz, molto interessante, vi lascio tutti i link come al solito nelle schede in descrizione. Contrazione delle lunghezze cosa significa? Che in un altro sistema di riferimento questa barretta sarà contratta, sarà più piccola e quindi chiamiamola L'. Ma noi sappiamo che questa contrazione avviene tramite appunto questo fattore. Questo coefficiente che mi permette la contrazione, che è il fattore di Lorentz, il fattore gamma, e visto che il fattore gamma diverge per velocità prossima a quella della luce, semplicemente possiamo intuire subito che dovrebbe
dobbiamo fare un L diviso gamma per ottenere questa contrazione. Infatti questo fattore qua aumenta e quindi, essendo al denominatore, mi va a schiacciare la mia lunghezza. Però adesso succede anche una cosa, perché questa mia barretta carica, perché ho depositato delle cariche sopra, si sta muovendo e a una certa, in un altro sistema di riferimento, la lunghezza è più piccola. Quindi che cosa accade? Che qui ho delle cariche ancora e nel primo reel che ho fatto su questo canale ho dimostrato in meno di un minuto che la carica è un invariante relativistico. Cosa significa? Che se io qua ho una certa carica Q, diciamo in un sistema di riferimento in cui questa è ferma, allora se io la metto in moto, la carica totale sarà ancora Q. Beh, ma allora capite bene che se la carica rimane la stessa ma la lunghezza diminuisce, la densità dovrà aumentare, perché io sto cercando di comprimere una stessa quantità in meno spazio. Andiamo a vedere quanto vale L'. L' sarà semplicemente Q' diviso L', ma Q' è un invariante relativistico, sarà ancora Q. Ed ecco perché era molto importante quel video. L' che cos'è? L diviso gamma, e quindi lo scriviamo qua. L diviso gamma, che diventa un per. Ma che cos'è Q diviso L? Q diviso L è semplicemente lambda. E quindi questo diventa gamma lambda. E ha perfettamente senso, perché lambda gamma aumenta sempre di più, e aumentando questo fa aumentare la lambda. È quello che ci aspettiamo. Va bene, ma perché ho fatto tutto questa specie di confusione? Semplicemente perché qui noi abbiamo delle cariche in movimento che quindi cambieranno la loro distribuzione. Si schiacceranno una con l'altra. E questo sarà molto importante. Ok, ma adesso andiamo a introdurre questo concetto delle distribuzioni di carica lineari in questo sistema di riferimento. Allora, qui noi abbiamo detto che stiamo vedendo un filo fermo, diciamo, e una carica in movimento. Abbiamo detto che si genera solamente un campo magnetico, non un campo elettrico, e perché appunto abbiamo detto che il filo è globalmente neutro. Cosa significa globalmente neutro? Significa che se noi andiamo a scrivere una certa distribuzione lambda per le cariche positive, questa sarà uguale a una certa più lambda, invece la distribuzione lambda meno sarà uguale a meno lambda, in modo tale che la lambda totale, quindi la densità totale di cariche positive per unità di lunghezza e negative per unità di lunghezza, globalmente faccia 0. Va bene, quindi abbiamo fili neutri, non c'è campo elettrico ma c'è campo magnetico. In questo caso, a partire da queste informazioni, andiamo a vedere come trasformano queste lambda, perché qui noi abbiamo delle cariche in movimento. Allora, per prima cosa, la mia lambda più adesso è ferma, quindi possiamo scrivere che lambda più è uguale a un lambda 0, per indicare appunto che questa condizione, quella delle cariche ferme, è quella per la quale la lambda è minore, perché appunto essendo le cariche ferme non ho nessuna contrazione e ho la mia lambda minore. Va bene, ma invece qua le lambda meno che cosa fanno? Le lambda meno sono contratte, ed essendo contratte abbiamo un certo gamma per la mia lambda. Ma quale lambda? La lambda quella da fermo, perché prima, quando abbiamo calcolato questa equazione, questo legame qua, che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che la lambda della barretta in movimento è gamma volte quella della barretta ferma, e quindi dobbiamo andare a prendere la lambda della distribuzione negativa ferma, che è proprio meno lambda. Però c'è una cosa, ovvero il fatto che qua, quando noi abbiamo detto che lambda più uguale a più lambda, abbiamo scritto che è uguale a più lambda, ma una distribuzione di carica che di per sé è in movimento. E visto che questa è in movimento, la possiamo scrivere in questo modo, come gamma volte una certa lambda 0. Con lambda 0, appunto, la distribuzione che avrebbe questa distribuzione positiva se fosse ferma. Ma allora da qua cosa possiamo fare? Possiamo ricavare che lambda 0 è uguale alla nostra lambda più diviso gamma. Questo perché adesso noi sappiamo scrivere il nostro lambda 0, quindi la distribuzione nel caso in cui le cariche sono ferme, in funzione della mia lambda, che è un certo, diciamo, parametro che sto usando in tutto il problema. Quindi in questo caso lambda 0 sarà uguale a lambda diviso gamma. Ok, quindi che cosa notiamo? Notiamo che qua la nostra distribuzione è vero che è ferma, però rispetto al nostro lambda di riferimento è esattamente più piccola. Questo perché abbiamo diviso per gamma. E perché è più piccola? Perché nel caso del primo sistema di riferimento
era già contratta. Quindi se prima è contratta e gli fisso un valore lambda più e poi la fermo, quello che ottengo è una diminuzione della distribuzione di carica lineare. Quindi questa qui abbiamo detto che diminuisce. E invece questa, qua abbiamo un aumento, perché rispetto alla lambda che aveva prima, ma prima era ferma, si è messa in movimento, si contraggono le lunghezze e quindi questa qua aumenta. Beh, però se questa diminuisce e questa aumenta, ma lo vediamo anche subito dai coefficienti, significa che la loro somma totale non farà più 0. Quindi queste sono diverse. E lambda più lambda meno sarà uguale esattamente a lambda diviso gamma meno gamma per lambda. Va bene, facendo tutti i conti giungiamo a questa conclusione, ovvero che questo farà meno gamma per lambda u quadro diviso c quadro. Con u quadro la velocità delle mie cariche, che però ho supposto essere uguale a quella della mia carica singola. Va bene, ma adesso quindi che cosa abbiamo? Abbiamo in questo sistema di riferimento, noi stiamo vedendo questo sistema, questo gruppo di cariche fermo, con queste che si spostano. Abbiamo scoperto che globalmente la carica non è più neutra. Cosa significa? Che questo è il sistema in cui abbiamo un conduttore, un cavo, che è carico. Quindi un cavo carico genera, che cosa? Un campo elettrico. Quindi vediamo che qua abbiamo assenza di campo elettrico, perché non abbiamo carica totale, e abbiamo campo magnetico. Qui invece abbiamo sì campo magnetico, però non abbiamo gli effetti di un campo magnetico, ma abbiamo un campo elettrico. E noi sappiamo che un campo elettrico esercita una forza su una carica. E in più, visto che questa distribuzione di carica è negativa, è una forza di tipo attrattivo, perché questa carica l'abbiamo supposta positiva. E questa è una cosa molto interessante, quindi andiamo subito a calcolarci questo campo. Ok, qui ho fatto un breve riassunto, quindi in questo caso noi abbiamo una carica in movimento immersa in un campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. E una cosa che non ho detto prima è che una corrente, se noi abbiamo definito una distribuzione lineare di carica, si può scrivere come lambda per la velocità delle cariche, che abbiamo detto essere U. In questo caso invece che cosa abbiamo? Abbiamo un sistema di riferimento in cui è la carica ad essere ferma. E quello che otteniamo è che, abbiamo visto, otteniamo una distribuzione totale di carica negativa che quindi andrà a trarre questa carica. Allora, dal teorema di Gauss, dalle leggi di Gauss, si dimostra che il campo elettrico generato da un filo in modulo è questa cosa qua, quindi lambda totale diviso 2 pi greco epsilon 0, 1 su A, con A che cos'è? La distanza tra il filo e la mia carica. Quindi adesso noi lambda ce l'abbiamo, sappiamo che sempre in modulo la forza che un campo elettrico esercita su una carica, che cos'è? La carica stessa moltiplicata per il campo elettrico. Questo deriva banalmente dalla definizione di campo elettrico. E allora noi possiamo andare a identificare questa F come un F nel sistema S primato e ovviamente in modulo. Quello che otteniamo è banalmente la carica per... Allora, dividiamo adesso, moltiplichiamo per il campo elettrico, quindi dividiamo per 2 pi greco epsilon 0. La lambda totale va detto essere la gamma, quindi scriviamo 1 su radice di, quindi la definizione di gamma, 1 meno u quadro diviso c quadro. Gamma per la lambda, quindi scriviamola qua la lambda, e poi avevamo u quadro diviso c quadro, 1 su a. Va bene, adesso andiamo a vedere quanto vale invece la forza nel sistema di riferimento non primato. Non primato noi semplicemente che cos'è? È la forza di Lorentz, perché abbiamo una carica in movimento in un campo magnetico. Quindi banalmente in modulo sempre QV per B, ma il campo generato, questo è una U perché abbiamo supposto le due velocità di carica e di distribuzione uguali. Il campo magnetico generato da un filo si calcola con la legge di Ampere, ho fatto un video in cui ricavo le equazioni di Maxwell. E che cosa sarà? Allora sarebbe mu0 su 2 pi greco, e poi dobbiamo andare a moltiplicare per la corrente e dividere per la distanza. Quindi dividiamo per la distanza, moltiplichiamo per la corrente, ma uso questa definizione, lambda per U. Va bene, questa è la mia forza. Adesso andiamo a vedere che legame c'è tra questa forza e quell'altra. Innanzitutto possiamo fare una cosa, ovvero sfruttiamo una definizione che abbiamo dato, ovvero il fatto che 1 su epsilon 0 mu 0 è uguale a c quadro. Perché lo facciamo? Perché qui abbiamo un c quadro, qui abbiamo un epsilon 0, qui abbiamo un mu 0, quindi abbiamo già un termine che possiamo semplificare.
Quindi scriviamo qua fs' a che cosa è uguale? Allora scriviamo gamma, lo raggruppiamo e ci resta 1 su epsilon 0 su c quadro esattamente mu 0, quindi qua abbiamo mu 0 e possiamo eliminarci questi termini. Dopodiché che cosa abbiamo? Il nostro u quadro, che però compare anche qua, u per u. Mu 0 l'abbiamo appena scritto, 2 pi greco a compare anche qua e quindi lo scriviamo, 2 pi greco a, quindi possiamo toglierli, la u quadro l'abbiamo scritta e rimane un lambda per q, che è esattamente quello che c'è scritto qua, quindi lambda per q. Cosa significa? Significa che tutto questo è fs, quindi è la forza nel sistema non primato. Quindi questa è esattamente una legge di trasformazione che ci dice che la forza nel sistema di riferimento di quiete è uguale a gamma volte la forza nel sistema di riferimento che non è in quiete. Questa non lo dimostreremo, non lo dimostrerò perché è un casino, però si dimostra essere proprio la legge di trasformazione della relatività ristretta della forza. Quindi la forza in relatività ristretta trasforma in questo modo, ovviamente solo in certe condizioni, perché bisognerebbe guardare le velocità relative dei sistemi di riferimento, la velocità del punto di applicazione della forza, però comunque per quello che è questo problema, questa qua è proprio la legge di trasformazione di una forza che è ortogonale alla direzione del moto, e questa lo è, quindi va tutto bene, non ci facciamo problemi. Però questo che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che in realtà quella forza mancante è una forza che in un altro sistema di riferimento agisce come il campo elettrico sulla carica, e quindi ci sta dicendo in realtà che la forza di Coulomb, perché in realtà il campo elettrico esercita una forza semplicemente perché l'interazione è una forza di Coulomb, quindi è una forza elettrica, la forza di Coulomb è interpretabile come l'effetto di un campo magnetico in un altro sistema di riferimento. Quindi per un certo verso possiamo dire che in questo caso il campo magnetico generato da una corrente è solamente apparente, perché se io cambio sistema di riferimento, quello che ottengo è ancora un campo elettrico. Poi ovviamente non è vero in generale che il campo magnetico non esiste, che esiste un sistema di riferimento per cui questo è un campo elettrico e viceversa. Questo perché appunto ci sono delle leggi di trasformazione della relatività ristretta che vanno a trasformare il campo elettrico nel campo magnetico, e si nota sempre che campo magnetico ed elettrico non vivono mai sempre da soli, ma esiste almeno un sistema di riferimento in cui sono mischiati. Quindi se io ho solo un campo elettrico in un certo sistema di riferimento, cambiandolo ottengo una combinazione tra elettrico e magnetico. Poi in alcuni casi avrò solo magnetico, e in altri, o meglio nella quasi totalità, avrò una combinazione delle due. Questo è molto importante, e per fare un esempio, l'unico caso in cui campo elettrico e magnetico si mantengono sempre non nulli in ogni sistema di riferimento è quello magico delle onde elettromagnetiche, di cui ho fatto un video in cui le ricavo. Quindi un'onda elettromagnetica, perché appunto è composta da un campo elettrico e magnetico, se io cambio sistema di riferimento, e questo vale sempre, i due campi non si annullano mai. Quindi in questo caso abbiamo visto che si annullano, perché B nell'altro sistema di riferimento non è zero, però quello generato dalla lambda più è zero. Stessa cosa vale per il campo elettrico. Il campo elettrico in un caso è nullo, nell'altro compare. Nelle onde elettromagnetiche questo non avviene, e significa che un'onda elettromagnetica è tale in ogni sistema di riferimento. E questa è una figata, secondo me. Va bene, per questo video è tutto. Non so quanto è venuto lungo. Supportate il canale con un mi piace, iscrivetevi soprattutto. Più dell'80% di chi guarda i video non è iscritto al canale, cosa molto strana. Se avete richieste, dubbi, curiosità, qualsiasi cosa, fatemelo sapere nei commenti. Se volete supportare il canale, c'è sempre un link in descrizione. E noi ci vediamo nel prossimo video.